Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il 22 maggio, fra esattamente un mese avrò finito le prime due prove scritte della maturità e voglio appunto iniziare questo video per portarvi con me in questo favoloso viaggio. E vabbè, vediamo un po' cosa si può fare. Il giorno 19 e 20 giugno ci saranno le prime due prove, mentre il 25 giugno ho la prova esame. Per chi non sapesse che cos'è, è praticamente una terza prova, che però appunto è un'opzione per alcune scuole per prendere anche il diploma di maturità francese. Sono proprio gli ultimi giorni, perché ho visto che mancano, mi pare, 12 giorni di scuola e basta, ansia. Sono qui con i miei riassunti degli ultimi capitoli di storia, perché domani ho la simulazione dell'ESABAC e sono veramente in una condizione pietosa, sono in ansia. Appunto, io, per come sono fatta, ho cercato di fare tutto, e dico tutte le interrogazioni, il prima possibile. Infatti io non ho nulla da fare se non filosofia, appunto, che però viene iniziata, cioè da tutti il 30. E non è tanto il programma e le cose che devo studiare che mi mettono ansia, quanto il fatto che sia il 30 giugno. 30 giugno, cioè il 30 maggio. Angoisse. Torno alla mia France de Chirac e i suoi amici. Questa è l'unica cosa che dovrò portare in borsa domani. Ansietta. Adesso inizia il riposo. Ciao! Allora, non ho filmato nulla per questa settimana, ma in realtà è stata tipo la settimana, diciamo, finale che ha concluso tutte le interrogazioni e le varie verifiche. E volevo presentarvi le mie migliori amiche di questa matura, ovvero le mandorle. Mentre studio ne mangio 3, 4 e le adoro, sono buonissime. Questo, ho finito oggi le interrogazioni, quella che mi spaventava di più, ovvero filo. Andata bene, penso, spero. Buongiorno, ultimo lunedì di scuola di sempre andato. Eccoci qui, è finita. Oh mio Dio, ma da quanto tempo sta andando avanti sto coso? Bisogna togliere tutte le sveglie. Buongiorno, oggi è lunedì 10, sono le 13:18 e dovrei iniziare a studiare. Ho suddiviso i vari programmi in giornate, e io non so quanto riuscirò a rispettare queste cose fino a quando non so quando ho l'orale, e quindi è un problema questo. Dire vorrei tanto stare al mare, però che noia. Raga, non ve l'ho detto, sono usciti i cartelloni con i voti e sono abbastanza contenta e soddisfatta. Dico la verità, del mio programma di ieri non avevo fatto nulla se non questa parte. Allora ho deciso di fare tutto stamattina, l'ho finito e ora iniziamo col programma di oggi. Un consiglio che vi voglio dare è magari di scrivervi e appuntarvi le cose principali anche sui programmi, così poi quando andate a rivederli sapete un po' i temi delle varie cose. Ora non ho gli altri. Buongiorno, in realtà buon pomeriggio, mi sono vestita, l'unico momento che ho per vestirmi e per truccarmi in questi giorni è solamente quando esco per studiare, quindi è giusto per vedermi un po' diversa da come sono in pigiama. Struccata, mi trucco. Sono le 14:07, è venerdì 14, oh mamma, e io sto andando a
studiare fuori. Peso un sacco la borsa, oddio, come si rompe. C'ho dentro il computer, il quaderno e il libro. E basta. Raga, vi giuro, è più forte di me. Io leggo tipo due righe e poi chiudo il quaderno perché mi stufo. Cioè, io non ce la faccio, sono così stufa e annoiata. Raga, siamo quasi all'orlo di una crisi di nervi. Più che altro che non ho voglia, cioè non è ansia la mia, che veramente io non ho più voglia di fare nulla. Visto che più tardi non potrò farlo, facciamo adesso la borsa per domani. Allora, mettiamo dentro il dizionario. Devo prendere assolutamente il portafoglio con i documenti e i soldi per prendere il caffè. Cioè, se mi dimentico la carta d'identità è la fine. Ok, quindi questa sarà la mia merenda. E niente, siamo tornati alle origini. Buongiorno, eccoci qui. Oggi è il giorno tanto atteso. In realtà prevale il sonno dentro il mio corpo perché ho dormito malissimo, dato che avevo freddissimo, non so perché l'aria condizionata è impazzita. E questo è il mio outfit. Sto già morendo di caldo. Adesso devo anche capire un attimo a che ora uscire, perché sono le 7:20. Sono sopravvissuta. Ho fatto lo zoom, mio Dio. Sono sopravvissuta, ragazzi, in realtà non so che dire. Io non sono proprio una cima, ecco, in italiano. Poi scopriremo quanto avrò preso, però ho fatto la tipologia B3, quella sul 900. Pronti per questa seconda prova? È arrivato il giorno del giudizio, sto facendo colazione. Sono le 8:23 e bisogna darci dentro. Ansia. E siamo pronti per questa terza prova, ragazzi. Io, visto che ho resistito per due giorni con i pantaloni lunghi, stavolta mi sono concessa il vestito. E niente, c'è un po' d'ansietta nell'aria, però boh, ce la possiamo fare. Il mio illuminante è più luminoso di questa giornata. Esco con tutti i miei fogli. Ho finito gli scritti, pensavo molto molto peggio la prova di oggi. In realtà io sono sempre stata una che faceva i saggi brevi perché mi piaceva molto di più scrivere, solo che non mi piaceva il tema che è uscito, quindi alla fine ho fatto l'analisi. Anche perché il tema della riflessione personale era molto, molto ampio, potevi scrivere parecchie cose, quindi ci sta. Per storia invece diciamo che poteva andare peggio, ecco, potevano mettere magari cose in programma, cioè tipo io studio storia in francese, mi metti la Repubblica Italiana. Ho studiato fino a ieri la quarta e la quinta Repubblica francese, mettimi la prima Repubblica Italiana, non ti preoccupare. La crisi della prima Repubblica Italiana neanche, cioè gli anni 80. Detto questo, io mi sento già in vacanza, anche se il bello deve ancora arrivare, quindi l'orale. Non mi ricordo se ve l'ho detto, comunque io l'orale ce l'ho il 6 giugno, oggi è il 25 giugno, quindi abbiamo un bel po' di tempo. Maschera post ansia. Dopo i miei giorni di ritiro spirituale sono tornata e all'alba delle 5 del pomeriggio inizio a studiare filosofia, che è un'ansia questa cosa, vi giuro. Non so come fare. Non so come fare. E ho bisogno del caffè, dell'aria condizionata perché muore. Stavo meglio in piscina ieri e invece oggi ci tocca. Penso che questa sia stata l'idea più geniale che abbia avuto in quest'anno, ovvero fare questo albero della filosofia come sistema di Hegel. Oggi è iniziata a salirmi parecchia ansia, quindi adesso per darmi un po' di carica esco a studiare. Questo rientrerà nel mio... Usuna, secondo te mi concentro. Circa, via, 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 circa. Oggi è mercoledì, ho ancora domani e venerdì, prima di questo benedetto orale io non ce la faccio più, sono troppo 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 annoiata. E mi sono appena ricordata che non ho fatto spagnolo, ho fatto tutte le altre materie, pure matematica, che
L'abbiamo scoperto all'ultimo che c'era, quindi. Buongiorno, oggi è particolarmente presto, ma domani ho l'orale. Non sono in ansia perché ieri sono andata a vederli e devo dire che è molto più easy di quanto pensassi. Quindi per quanto riguarda l'ansia dell'orale in sé, non è così alta. Al punto che ho una maglietta gigante delle Barbados per sentirmi in vacanza. Ma domani ho l'orale, ce l'ho alle 8, sono la prima, quindi sono veramente contenta almeno di quello. Sta iniziando a salire il panico, sono quasi le 6, veramente questa qua è la situazione che c'è nel mio cervello al momento, c'è veramente di tutto. Grazie. Abbiamo fisica, abbiamo filosofia, abbiamo spagnolo, abbiamo sempre filosofia, abbiamo inglese e un po' di fisica perché non guasta mai, abbiamo storia, abbiamo sempre filosofia perché anche lei non guasta mai, abbiamo matematica, abbiamo italiano, basta! E questa veramente è la confusione che c'è nel mio cervello, ho un panico alla francese. Ho un panico che non avete idea, però ce la possiamo fare. Sta iniziando a salirmi l'abbiocco per la tisana, per la valeriana. Ho cercato di ripassare il più possibile, però quello che è fatto. Raga, è giunto il momento. Sono le 7:21. Attimo. Vabbè, siede. Una nausea assurda, però il mio look rispecchia proprio il mio mood. Ora non si vede, ma ho la camiciotta nera e sempre l'illuminante più brillante del mio esame, probabilmente. Sono finalmente libera, non avete idea del sentimento di libertà e di quanto io sia contenta. Perdonatemi per la voce, è un altro giorno, ma appena ho finito l'orale sono partita una cosa e l'altra, riesco a parlarvi solamente adesso. Vi racconto brevemente com'è andata, non so se farvi un video a proposito in cui vi racconto dettagliatamente ogni prova oppure basta questo, al massimo ve lo faccio l'anno prossimo verso maggio. Come avete visto, l'ansia mi è venuta la sera prima / la mattina dopo. La mattina dopo stavo malissimo. Per fortuna ero la prima, quindi alle 8 ero già lì. Ho pescato la busta in mezzo, cioè avevo già questa idea di prendere quella. E ho trovato all'interno una fotografia, la fotografia della prima copertina di Furore di Steinbeck. Quindi sono partita dall'opera in inglese, mi sono collegata alle altre materie. Vi giuro, io ho rimosso completamente i collegamenti che ho fatto, quindi ora non saprei come dirveli. Ero stra in panico io per matematica e fisica, perché io fino alla fine pensavo che matematica non ci fosse all'orale. Quindi l'avrei ripassata un po' a caso. Poi l'ultimo giorno mi sono messa a fare tutti gli esercizi di mate, perché praticamente il nostro programma era molto vago, pensando proprio perché non ci fosse. Voleva interrogare sia in matematica che in fisica. Dentro alle buste c'erano argomenti sia di matematica che di fisica, oltre alle altre. E quindi niente, mi sono dovuta studiare matematica per bene, fisica per bene. E devo dire che mi è andata bene, sono riuscita a rispondere a entrambe le domande, sia di matematica che di fisica, quindi a posto. E beh, dopo tutti i collegamenti si parla delle esperienze di alternanza e poi vi fanno vedere i compiti. Sono entrata all'orale che avevo già più di 60, quindi in realtà l'ansia era un po' così. Detto questo, io vi ringrazio di aver guardato questo video. Fatemi sapere se volete l'altro più dettagliato, magari non lo facciamo adesso ma a settembre. Adesso mi godo l'estate senza più pensieri e vi auguro una buona estate. Vi ringrazio per aver guardato il video, se vi è piaciuto lasciate un thumbs up, se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi e se avete visto il video fino alla fine fatemi sapere che busta avete scelto, se avete fatto la maturità e che cosa vi è capitato. Un bacio, ciao!